Dopo 2 settimane di soggiorno nel territorio marchigiano, 6 artisti under 35 hanno presentato l'esito dell'iniziativa denominata Lido la Fortuna, la prima residenza d'artista di Fano curata da Luca Zuccala e promossa dall'Associazione Culturale Lido Contemporaneo. In questo periodo i giovani artisti già affermati a livello internazionale hanno interagito con la tradizione culturale e paesaggistica della città, dalla collina al mare. Una serie di attività accompagnate da professori e ricercatori universitari hanno fornito materiali e contenuti su cui sviluppare la propria ricerca. Il risultato della residenza sarà presentato nel corso di 3 esposizioni che si terranno alla Rocca Malatestiana dal 5 al 18 agosto, successivamente a Pergola, a Casa Sponge e in autunno a Milano, nella sede della Casa d'Aste Art Curial in Corso Venezia. Abbiamo invitato 6 artisti nazionali e internazionali, quindi 3 pittori che vengono da tutto il mondo, Svezia, Cina e Messico, e 3 fotografe, fotografe espanse, perché la fotografia contemporanea, una fotografia espansa, metafotografia che si ibrida e si contamina con altri linguaggi, quindi fotografe nazionali, Silvia Bigi, Lidia Bianchi e Rachele Maestrello. E cosa ci interessava? Fare in modo che gli artisti avessero tutti quegli spunti, gli stimoli per conoscere, amare e lavorare sul territorio. E noi vogliamo riportare gli artisti al centro della filiera dell'arte, del sistema dell'arte, molto spesso bistrattati, considerati dalle gallerie come l'ultima ruota del carro e da tutto quello che è il mercato dell'arte. Residenza, che lo ripeto, è atto di resistenza. Atto di resistenza significa contro tutto quello che è diventato il mercato e il sistema dell'arte contemporanea, che è spettacolarizzazione, effimero, moda, tendenze. Noi ci interessa invece stare qua, vivere un luogo vergine dal punto di vista dell'arte contemporanea, ricchissimo, ridare e mettere al centro, con ritmi lenti, più ponderati, l'artista contemporaneo, che spesso è l'ultima rotta del carro, è l'ultima pedina della filiera dell'arte. Venerdì scorso gli artisti sono stati accolti al simposium di Cartoceto, mentre sabato pomeriggio hanno partecipato ad una tavola rotonda alla Rocca Malatestiana, dove hanno raccontato la loro esperienza. La città vuole allargare gli orizzonti, in questo caso si parla di pratica contemporanea, di arte contemporanea, e quella della sperimentazione anche di nuovi linguaggi con dei giovani artisti, ma sono giovani artisti affermati con delle loro identità ben precise. L'obiettivo è quello di inserire Fano in un circuito culturale importante con queste iniziative, che sono solo l'inizio di un percorso importante che vogliamo intraprendere. Ma la cosa bella è questa, voler così innovare anche in termini culturali e artistici.